veramente ho trovato una bella qualità. Perché in realtà è stata una scelta un po' sofferta. Siete il duo che mi ha colpito di più rispetto a tutti quelli che ho visto. Quantamila lacrime non basteranno perché musica triste sei tu dentro di me. 50.000 pagine gettate al vento perché triste ricordo il mio volto per te. Ed eccoci qua, grazie Peppe Paiuso e grazie al trio Taverna per essere con noi. Grazie a voi. Tu ti freni, no? Eh sì, dai. Anche perché mi piace nelle taverne, soprattutto, questa musica live. Stamattina abbiamo il trio Taverna, precisamente Gianfranco Penna alle voci e alle percussioni. Renato Russo alla chitarra classica e mandolino. E Daniele Staiano alla chitarra classica. Facciamo così, visto che in scaletta di brani ne abbiamo, riscaldiamoci con un qualcosa di molto allegro. Sì. Ci stai? Sì. C'è un pezzo napoletano che il nostro repertorio insomma, è a base di musica napoletana, canzone napoletana. E facciamo Scapricciatiello. Prego, maestro. Scapricciatiello mio, fatti una casa. Si non puoi in galera, prima sto mese. Di can un ecos che non è per te che lei non bes che bene di che bella più è una rosa si può dove che gagnerà una scusa lascia la sienda a me can un ecos tu papi onde si troppo onesta che lei è nata per l'uomo esiste. Allontano da sta maestra, cade per te figlie mamma. Non ho pire cade a rapasse, te ciance cucci e namosse. Tu fa credere e poto lasse, te fa perdere la libertà. Galera.
di me, stu mese. La tradizione napoletana che voi portate. Allora, è un trio, però tutto nasce da un incontro, l'incontro tra Gianfranco e Renato. Esatto, allora tutto nasce nel lontano 90, insomma, anni 90, così. Nel lontano. Un po' di anni fa. Un po' di anni fa. Ci siamo incontrati perché noi venivamo da, insomma, da carriere differenti. Però ci incontrammo a Capri, io suonavo in un locale di Capri, lui ne suonava in un altro, quindi abbiamo fatto due cammini paralleli, poi ci siamo incrociati perché io cambiai locale, lui venne al mio, quindi insomma ci cambiamo. E alla fine poi dopo tanti anni ci siamo messi insieme e abbiamo deciso di portare le nostre esperienze, insomma abbiamo fatto, di portarle in giro. Anche perché abbiamo le stesse idee musicali. Sì, quindi siamo sulla stessa lunghezza. E di portarla in giro, insomma, in Italia e anche all'estero, perché ci siamo trovati spesso a, siccome facciamo un repertorio che è per i, prettamente per i turisti, no? Insomma, turisti internazionali, giriamo un pochino l'Italia anche all'estero, insomma. Ecco, proprio parlando di Capri, quindi voi avete iniziato in questi grandi locali di Capri, questi molto importanti, che ricordo avete di quel periodo? Allora, un ricordo bellissimo perché già suonare in quella grande isola. L'Isola Azzurra, insomma, c'ha il suo fascino particolare, insomma. Che è la preferita della nostra Navigare. Esatto, sì. Ah, ecco. Sì, quindi, insomma, abbiamo passato i migliori anni della vostra vita. Come dice Renato Zero, esatto, i migliori anni della nostra vita. Immagino. Abbiamo visto un pochino. Sì, perché poi diciamo che era un posto internazionale, arrivano ospiti da tutto il mondo e di conseguenza, insomma, vi ha arricchito. Che poi si divertono sempre, davvero. Sì, sì, sì. Gli stranieri. E poi arriva anche Daniele, ed è il caso di dire che nasce il trio. Sì. Daniele, come hai trovato? Il come giovane ti sei del trovato trio. In questa combriccola? Avendo meno esperienza rispetto a loro, cerco di stare al loro passo. Di imparare. Non è vero, si difende bene, giovane, ma si difende bene, si difende molto molto bene. Sentiamo un altro brano? Sì. Certo. Quale, quale? Quale? Questa volta facciamo un brano un pochino più serio, insomma, vogliamo fare un omaggio al grandissimo Pino Daniele, che è, insomma, è il più grande. Il più cantante, grande di tutti. Sì, di tutti, insomma. Gli mandiamo un saluto. Gli mandiamo comunque un saluto, esatto. Spero che ci ascolti. Prego. Trio Taverna, ancora con noi. Sulla mare, Napoli adore mare, Napoli è una carta sport e nessuno sarà buono, ma ognuno aspetta sorte. Napoli, la camera.
strada. Mentre vi cammezza l'ada, Napoli è tutta non suona, è a sabato tutto mu, ma non sa la verità. Ci sono canzoni che emozionano sempre. È vero. Grandi capolavori. Il grande Pino. È un capolavoro. Voi avete girato tutta l'Italia proponendo anche un repertorio napoletano internazionale, sì, come abbiamo detto, sì, prima. Esatto, infatti amate definire il vostro sound gitano. Ecco, che cosa... Sì, allora, la figlia nasce così, perché... Spagnoleggiante. Esatto, spagnolo. Ah, lui è un po' flamenco, insomma, è napoletano, ma ha la vena flamenca. Flamenca. Insomma, quindi... Tra le altre cose, loro di famiglia, salutiamo anche tuo fratello, sì, che è stato nostro ospite, un bravissimo tenore. Tenore. E quindi dicevo, insomma, abbiamo mischiato queste sonorità, queste cose, che cercando, insomma, trovando il nostro sound, che è un napoletano, ma un po' spagnolo, flamenco, gitano, insomma, così. Ecco. Caloroso. E lui, insomma, ci ha dato una mano, perché si è inserito alla grande e quindi... Se nel connubio, insomma, si è creato questo sound che noi portiamo. Dove possiamo trovarvi? Rete, c'è una pagina? Pagina, sì, Facebook, Trio Taverna. E giustamente il più giovane. Giovane è stato sociale. Bravissimo. Trio Taverna, per le vostre feste. Tecnologicamente è più avanzato di noi. Noi siamo analogici. Prima di prendere il nostro caffè e di parlare, sì, anche di progetti futuri, ci salutate con un ultimo brano, perché purtroppo il tempo è tiranno. Quale scegliamo? Allora. Vogliamo fare, già che questa è TV Luna, facciamo una bella Luna Rossa? Sì, si può. Ok, la dedichiamo a voi. Luna Rossa, vai. Distrattamente abbandonato, luce sotto capilla nascosto, ma non sa che paura esale, paga fischiando stelle su asciutto. Non sta nessuna, ma che amore mi vado a te, che tutta gente che parli di te, risponde tardi se io posso sapere, che non ci sta nessuna.
fosse, si mi sarà sincera. Luna rossa, se ne chiude la da sera senza m'avrei. Mai riga ancora si aspetta a me, fuori o balcone stanotte tre, e preghe santa vada vede, che non ci sta nessuna. Vai Renato! Non c'è sta nessuna luna rossa, ca non c'è sta nessuna. E complimenti al Trio Taverna. Noi ringraziamo Caffè del Re che ci offre questo spazio e vi offriamo anche un bel caffè, ne date allora, uno a me. Mi alzo. Prego, sì. Alzati, Daniele. Grazie. Eccoci. Allora, porta bene brindare con questo caffè. Certo. Perché poi dopo arriveranno cose belle. Progetti futuri nel frattempo? Progetti futuri, stiamo scrivendo dei pezzi. Mm-hmm. E poi stiamo iniziando un pochino a girare con questa... questo nuovo spettacolino che stiamo quindi facendo. Quindi inediti? Sì, sì, appena delle cose siete inediti. Pronti, ce li venite a farlo ad ascoltare. Certamente. Un cin cin, complimenti, cercateli sulla pagina Facebook, Trio Taverna. Perché veramente ho trovato una bella qualità. Perché in realtà è stata una scelta un po' sofferta. Siete il duo che mi ha colpito di più rispetto a tutti quelli che ho visto.